Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pego. Torniamo a seguire il campionato Berretti con l'Arezzo che riprende il campionato dopo il 2-2 con il Pisa contro il Cuneo. Scelta pronta al traversone che arriva sul secondo palo, c'è tutto solo per il gol di Finocchi. Grande cambio di campo e bravissimo Finocchi a farsi trovare tutto solo e di testa così a battere il portiere del Cuneo Cosentino, e quindi l'Arezzo passa in vantaggio subito dopo appena 6 minuti con il gol messo a segno da Finocchi. Quarto gol in campionato per lui. Sempre due in barriera per l'Arezzo. Sempre Minocci e Finocchi. Palla che passa e Bruno sotto porta. La grandissima parata del portiere Ubirti. Questo è un paratone davvero da parte del portiere dell'Arezzo. Pronto Benzo dalla bandierina. Palla dentro, attenzione allo stacco e c'è il gol. Ha pareggiato Nasta per il Cuneo. Lo stacco preciso. Grande stacco qui di Nasta. E la palla in rete, stavolta niente da fare per il portiere dell'Arezzo Ubirti. E allora al 28esimo è 1-1. Sull'angolo conquistato dal Cuneo, che già aveva avuto quell'occasione di testa in precedenza. Sempre di testa trova l'1-1. Battuta verso Bruno, top di petto, poi cerca con una sorta di rovesciata di rimetterla in mezzo. Arriva Castiglione. Mette fallo e calcio di rigore invece. Calcio di rigore per il Cuneo. Colpo di scena proprio al 44esimo con Castiglione che stava inseguendo il pallone. Se non sbaglio c'era Neri in zona. Dice Neri mi ha tirato la maglia un quarto d'ora, questo l'abbiamo sentito da qua. E l'arbitro ha visto, però c'è anche il giallo per il difensore dell'Arezzo. E adesso Tatili che ha la possibilità di portare in vantaggio il Cuneo. Contro il portiere Ubirti. Ancora scintille lì al limite con Angeli. Sta ancora Neri nervoso dopo questo calcio di rigore che batte Tatili. Destro Ubirti! L'ha addirittura bloccata Ubirti. Neutralizzato dunque il calcio di rigore e finisce anche qua il primo tempo con il Cuneo che dunque ha avuto la chance addirittura di andare sul 2-1 su calcio di rigore. La battuta è stata abbastanza leggibile dal portiere Ubirti che si è disteso alla sua sinistra e l'ha bloccata. Vasussi. Palla che passa cadente, gol! Ha segnato Cecci, credo che si è infilato all'improvviso. Cecci per il nuovo vantaggio dell'Arezzo. Era già due volte che ci provava. Al 21esimo del secondo tempo l'Arezzo ritrova il vantaggio. Battuta potente questa punizione lì. Attraversato quasi tutta l'area piccola. E alla fine è sbucato Cecci. E ha messo il pallone dentro per il 2-1 con cui l'Arezzo torna in vantaggio. Che ha battuto la rimessa probabilmente da una posizione non buona. Fontana, in area di rigore, ancora Fontana. Verdelli, sinistro secco e 3-1. Verdelli! Esultanza di Verdelli. Cercava questo gol, 3-1, anche in premio di un'ottima partita di sostanza, di quantità, anche di qualità. E così al 35esimo Verdelli che continua a esultare in modo un po' pittoresco per la terza rete a Maranto. 3-1
bello spunto personale il suo Inaga Dingo, che a questo punto a 10 minuti dalla fine la Ghezzo trova il gol che potrebbe dare qualche sicurezza in più. L'arbitro fischia la fine, Arezzo batte Cuneo 3-1 in questa 24esima giornata del campionato Berretti. Non è stato così facile probabilmente come dice il risultato, perché il Cuneo ha venduto cara la pelle, diciamo così, passato l'Arezzo in vantaggio con Finocchi, poi c'era stato il pareggio di Nasta, Cuneo che ha avuto l'occasione anche del calcio di rigore che Umirti ha parato a Tatili, poi nel secondo tempo grande equilibrio, non era successo niente fino al gol di Cecci 2-1 e poi il tris creato e conquistato da Verdelli per il 3-1 finale, con un Arezzo ormai proiettato per le fasi nazionali. Adesso tra poco andiamo a sentire la voce dell'allenatore Alessandro Longo. Arezzo batte 3-1 il Cuneo, come l'ha vista il mister Alessandro Longo? Abbiamo fatto la nostra partita, l'obiettivo era chiaramente ottenere i 3 punti per migliorare la classifica, ci siamo riusciti, abbiamo provato anche a manovrare, a far gioco, però siamo la squadra, i ragazzi sono condizionati un po' dalle condizioni del terreno che ancora non è dei migliori e quindi spesso si fa di necessità virtù anziché cercare la costruzione elaborata, si cerca di costruire in maniera rapida, arrivare prima possibile in porta e non prendersi rischi. Ragazzi, è riuscito insomma a sfruttare i suoi episodi, soprattutto quei due che ha avuto nel secondo tempo, che è una partita abbastanza bloccata fino a quel momento sull'1-1. Sì, ripeto, è difficile manovrare e sfruttare un po' le conoscenze, le qualità tecniche che hanno i ragazzi e che hanno più volte dimostrato. È difficile in queste condizioni e quindi io farei comunque un plauso ai ragazzi che hanno avuto lo spirito di adattamento e sono andati al concreto, cioè ottenere i 3 punti. Mai non manca molto poi a questo passaggio alle fasi seguenti del campionato? Sì, potrebbe essere anche matematico oggi, bisogna vedere i risultati delle altre squadre, comunque abbiamo altre due partite per fare quel punto che ci dà eventualmente la matematica qualificazione alla fase finale.